Bene, siamo qui con Antonio Polito, giornalista, in occasione della presentazione del libro di Orsola Riva e Gianna Fregonara, Non sparate sulla scuola. Polito, un intervento molto gradito, durante il quale è stato un po' fatto un excursus su come è cambiata la scuola negli ultimi decenni. Che scuola abbiamo oggi, Polito? Insomma, intanto abbiamo una scuola con meno studenti e sempre meno saranno a causa della carestia delle culle, della crisi demografica. Questo è un problema che cambierà la scuola in maniera radicale. Abbiamo una scuola, diciamo, frequentata da giovani che hanno più ansie delle generazioni precedenti. Alcune gliele sono indotte dai comportamenti degli adulti, dalla società che hanno intorno. Altre sono prodotte forse dalla scuola stessa, la quale continua ad avere, diciamo, metodi, programmi e sistemi di valutazione che sono forse abbastanza inconciliabili con le generazioni digitali, con le generazioni che non è che hanno solo diciamo la tecnologia nuova, ma hanno una cultura e forme di apprendimento e di conoscenza completamente nuove. Quindi è una scuola più in difficoltà perché ha meno risorse e man mano che si ridurranno gli studenti avrà sempre meno risorse e ha problemi molto più sofisticati da risolvere. Quali potrebbero essere le soluzioni a buon mercato, perché i soldi non ci sono? Ma insomma, le soluzioni si trovano, se da oggi apriamo un dibattito pubblico che produrrà effetti tra 20 anni, noi parliamo di qualcosa che è come un enorme bastimento, per fargli cambiare rotta ci vuole tempo. C'è dentro la scuola, secondo me, il volontariato, l'interesse, la passione, la dedizione di molti. Il libro dice giustamente che la scuola alla fine è l'unico posto d'Italia dove ogni mattina arrivano 9 milioni di persone dai 3 ai 67 anni e in maniera organizzata e funziona. Quindi la potenzialità è enorme, anche la ricostruzione di un senso comune nazionale ha bisogno, come caposaldo della scuola, dell'educazione. Quando è nata l'Italia Unita, la prima cosa di cui ha avuto bisogno era una scuola per formare il nuovo italiano. Oggi forse c'è bisogno di un salto di qualità di quel genere lì. Siamo di fronte a un passaggio d'epoca, è la fine di un'epoca. Purtroppo molti genitori, ma anche molti professori, sono con la testa immersa ancora nell'epoca precedente e con i nostri figli ci capiamo poco. Un'ultima domanda, ha parlato dei professori, ma questi docenti italiani come sono? Sono, diciamo, preparati? Perché poi si è anche discusso durante, diciamo, il dibattito sul fatto che oltre che non sempre adeguati, non sono adeguatamente sempre preparati e soprattutto prendono degli stipendi veramente bassi. Ma guardi, io se dovessi dire come ho visto i genitori, nella mia esperienza, come ho visto gli insegnanti, nella mia esperienza i genitori, io risponderei sono sballottati. Sono sballottati da direttive ministeriali, mode culturali del momento, le competenze, le condizioni, tanta burocrazia, insomma una quantità di red tape, dicono in inglese, cioè di burocrazia che chiede, diciamo così, che arranca per adeguare la scuola ai tempi nuovi e forse lascia poco anche libertà e autonomia. Pensi ai programmi scolastici, Amato ha giustamente detto, ma perché dobbiamo fare il programma di storia 3 volte in un corso scolastico? Perché gli insegnanti non possono avere la libertà anche, diciamo, nelle loro scuole insieme con il consiglio d'istituto, insieme con i genitori, di sperimentare programmi diversi e soprattutto perché non parliamo ai giovani delle cose che gli interessa di più, che è la loro vita, i loro sentimenti, la capacità di relazione, la felicità? Si parla a scuola mai di felicità? Io credo che questo sia il problema. Secondo me il personale scolastico italiano è in grado di partecipare a un grande rinnovamento, ma non sarà mai una cosa che parte dall'alta con la solita riforma. Ne abbiamo viste tante e non è che hanno cambiato molto. Quindi potremmo concludere con uno slogan: più autonomia, meno burocrazia
e un po' anche svecchiamo questa scuola. Più libertà di insegnamento. Bene, bene, grazie Antonio Polito.